Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Questo sarà un video abbastanza leggero, un po' di gossip, chiacchiericcio, perché comunque siamo al mare, siamo in vacanza, è la settimana del Ferragosto, quindi non ci va molto di vedere video pesanti. Quindi ho pensato ad un gossip tag. L'idea di fare questo tag mi è venuta guardando un altro video di una ragazza che io seguo su YouTube da tantissimo tempo, Annalisa Superstar. Se non conoscete il suo canale, andate a visitarlo perché è una ragazza molto carina e simpatica. Fa dei video molto carini e poi è palermitana come me, quindi dovete andarlo a seguire. A me di solito non piace fare molto video tag, ne ho fatto qualcuno in passato, però ci sono quelli che mi piacciono, ci sono quelli che trovo anche inutili. Questo lo trovo indicato per il periodo perché un po' appunto si parla di gossip, chiacchieriamo un po'. Ma iniziamo subito perché sono una ventina di domande e non voglio stare un'ora qui con queste luci puntate perché già sto sciogliendo. Quindi prima domanda. Ti chiami così perché? Allora, io mi chiamo Alessandra e questo nome l'ha scelto mia madre, anche se mio padre voleva darmi un altro nome, che non ricordo, forse Laura. Però hanno fatto a sorteggio, diciamo a estrazione, e ha scelto mia sorella, che aveva poco più di un anno. Quindi ha scelto Alessandra e sono contentissima perché comunque è un nome che mi piace tantissimo. Qui su YouTube invece mi chiamo Akis. Akis è il mio primo nickname che ho usato quando ho chattato la prima volta, quando c'erano le prime chat, avevo 15 anni, credo. Siccome mi piacevano moltissimo i fumetti, questi manga, ho cercato, sfogliavo lì e ho visto questo nomignolo, questo nick, che mi è piaciuto tantissimo e da allora lo uso sempre, quindi Akis. Seconda domanda, l'ultima volta che hai pianto è perché? Io non piango facilmente, diciamo, però a volte mi capita quando sono molto nervosa, esplodo piangendo. E mi è capitato qualche settimana fa, forse, non mi ricordo, perché non è appunto una cosa che mi capita spesso, però ogni tanto mi commuovo con qualche film, qualche cosa sì, però proprio piangere no. Terza domanda, ti piace la tua calligrafia? Sì, la mia calligrafia mi piace molto, mi piace fin dai tempi della scuola, quando facevo i temi, mi è sempre piaciuta. Non lo so perché, c'è chi non piace la propria calligrafia, ma a me piace. Quarta domanda, piatto di carne preferito? Non saprei perché io non sono proprio un amante della carne, la mangio sì, però insomma, forse il mio piatto preferito di carne è il couscous di carne, quello alla marocchina, quello mi piace tantissimo, come lo spezzatino, gli stufati, sì, questi sono i piatti diciamo di carne che preferisco di più, quindi sì, couscous di carne. Quinta domanda, se fossi un'altra persona saresti amico di te stesso? Questa è una bella domanda e sinceramente non lo so. Perché ci sono alcune volte che dico, se io trovassi una persona come me, andrei d'amore d'accordo. Però altre volte che mi guardo dall'esterno, cioè, mi butterei dalla finestra da sola. Quindi non lo so, boh. Cioè, a me o mi ami o mi odi. E io pure, a volte mi amo e a volte mi odio. Quindi non lo so, boh. Penso di no. Sesta domanda, sei ironico? Sì, io sono una persona molto ironica, però non tutti capiscono la mia ironia. Quindi ci posso fare niente. Settima domanda, lo sport estremo che faresti? Allora, partiamo dal presupposto che io non sono un tipo da sport estremi, perché mi piace stare bella tranquilla per queste cose. Insomma, diciamo che non me la vado a cercare. Però sicuramente questi sport, questi che si fanno in aria, non ne farei nemmeno uno perché io proprio mi dà fastidio stare in aria, già che prendo l'aereo è tantissimo. Invece gli sport acquatici mi piacciono molto, non so se lo farei mai uno sport acquatico. Per esempio mi piacerebbe fare kite surf, si chiama... Però penso proprio che non lo farei mai. Mi piacerebbe molto fare rafting, non so se si possa classificare tra gli sport estremi, però quello mi piacerebbe farlo. E anche le immersioni subacquee, quelle le farei. Per il resto no, mi piace stare tranquilla, fare altri tipi di sport, magari sì, più tranquilli. Ottava domanda, ti slacci le scarpe prima di toglierle? Allora, in realtà io non slaccio quasi mai le scarpe, stiamo parlando comunque di scarpe sportive. Non le slaccio quasi mai, se le slaccio è proprio perché non escono dal piede. Poi le slaccio quando le devo mettere però, quindi bella cosa. Nona domanda, gusto di gelato preferito? E qui, chi mi conosce un po' già lo sa, i miei gusti preferiti sono due e sono nocciola e pistacchio. Prima nocciola e poi pistacchio. Io ogni tanto ci provo a cambiare gusto, vado nelle gelaterie, ci sono tantissimi gusti, sto 3 ore prima di scegliere un gusto e alla fine nocciola e pistacchio. Decima domanda, la prima cosa che noti nelle persone? Allora, io la prima cosa che noto, e forse perché è un mio cruccio, perché io sono bassina, è l'altezza. Cioè, io la prima cosa che guardo è se una persona è alta o bassa. Non lo so, me la porto forse da quando ero piccola questa cosa. Quindi, sì, direi proprio l'altezza. Però comunque il mondo è bello perché è vario, però io noto questo, che ci posso fare. Undicesima domanda, la cosa che ti piace di più di te stesso?
Dal punto di vista fisico, il mio punto forte io direi che sono gli occhi, mi sono sempre piaciuti, mi piace il colore, quindi sì, gli occhi. Per quanto riguarda caratterialmente, invece a me piace il fatto che io non mi perdo mai d'animo, volto pagina facilmente, vado avanti e non mi abbatto mai, questa è una cosa di me che mi piace moltissimo. Dodicesima domanda, la cosa che ti manca di più? In questo momento posso dire che la cosa che mi manca di più forse è avere una casa tutta mia. Ho proprio quella voglia di avere una casa mia, di arredarla, di farla come dico io, di poter fare quello che voglio io. Questa è la cosa che mi manca di più. Poi per il resto sto bene così. Tredicesima domanda. Se fossi un pastello, che colore saresti? Se fossi un pastello io sarei il colore giallo, perché mi piace il giallo, perché mi mette allegria, positività, e il colore del sole mi piace tantissimo. Quindi sì. Giallo. Quattordicesima domanda. L'ultima persona con cui hai parlato al telefono? Non lo so, perché io in realtà non parlo molto al telefono. Ormai purtroppo con WhatsApp, messaggi, internet, eccetera, non si parla molto al telefono. Neanche con i miei parlo molto al telefono, sempre per messaggio, forse solo con mio padre ogni tanto. Però l'ultima persona è il postino che mi ha chiamato per dirmi di scendere perché dovevo ritirare un pacco. Sì, belle cose. Quindicesima. Sport preferito? Il mio sport preferito, vabbè, adesso voi sapete che io pratico molto la palestra, quindi bodybuilding e fitness sono il mio mondo. Però se dobbiamo parlare proprio di sport, quelli proprio classici, diciamo che io amo molto la pallavolo. Fin da quando ero piccola infatti mi piaceva molto giocare, mi allenavo tipo pazza, perché io guardavo Mille Sciro in TV ed ero fissata, cioè io dovevo diventare bravissima. Però in realtà ero anche bravina, cioè questi allenamenti mi servivano, perché cioè, mi ero fissata che dovevo diventare brava ed ero diventata brava. Anche a scuola, infatti tutti mi chiamavano nelle squadre, no? Quando si formavano le squadre, e sono stata anche il capitano della squadra quando c'erano questi gironi di interclassi, no? Quindi sì, diciamo che quello era il mio sport, che poi ho abbandonato totalmente, adesso neanche so se ci so giocare più, però sì, valla a volo. Sedicesima domanda, film a lieto fine o tragici? A me i film che finiscono a lieto fine non mi piacciono. Io sono contenta quando il film finisce tragicamente. Non lo so, è una cosa che mi è sempre piaciuta, ma da piccola, infatti sono un amante dei film d'horror, eccetera. Però quando poi finiscono scontati, a lieto fine, felici e contenti, non mi piace. Cioè, ci deve essere la tragedia, quando finisce che muoiono tutti, oppure la catastrofe, eccetera, allora sì, mi piacciono. Quindi, tragico. Diciassettesima, baci e abbracci. Io non sono una né di baci né di abbracci, non mi piace molto il contatto fisico. Io sto molto a distanza, anche con le persone che conosco, preferisco, cioè magari ci si dà il bacetto, eccetera, quando si incontra qualcuno, però io direi ciao, buonasera, buongiorno e basta, non mi piace. Poi anche questo abbracciare non è una cosa che io faccio spesso, non lo so, non mi piace, ma è comunque una cosa caratteriale, non c'è niente di male, io posso dimostrarlo in altri modi, ma questo abbracciarsi, soprattutto con gente che magari incontri per strada, non mi è mai piaciuto. Diciottesima, suoni preferiti. Ci sono dei suoni che mi piacciono tantissimo, a parte che io odio tutti i rumori del mondo, quindi io dovrei stare su un pizzo di una montagna, bella tranquilla. Comunque, il suono che mi piace e che ormai non si usa tantissimo più è quello della moka, della caffettiera la mattina. Il suono che fa quando esce il caffè, quello mi piace tantissimo. Ormai con queste cialde capsule non si usa più tanto fare la moka, però era una cosa che a me piaceva tantissimo, sentire questo suono. Mi piace anche il suono del sugo che scoppietta nella pentola e mi piace tantissimo anche il suono delle cicale. Io quando sento le cicale per me fanno estate, pomeriggio, riposino, mi piace tantissimo. 19. Credi nel destino? Io penso che ognuno è artefice del proprio destino. Credo che ci sia qualcosa un po' che ci manovra, non so se sia il karma, qualcosa, perché quando fai del male ti torna indietro, a queste cose un po' ci credo. Però proprio nel destino, no, non ci credo tanto. Io me lo creo da sola il mio destino. 20esima ed ultima domanda. La cosa che ti piace di più nella tua camera? In questo momento la cosa che mi piace di più è questo qui, della Thun. Questo girasole con la farfallina, è troppo carino. Mi piace perché mi mette allegria e mi mette di buon umore quando lo guardo. A me i girasoli fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, è il mio fiore preferito, quindi per adesso questa è la cosa che mi piace di più nella mia camera. Bene ragazzi, queste erano tutte le domande del tag, spero di poterle scrivere tutte giù nell'info box e tutti quelli che guarderanno questo video sono taggati.
Io non so chi è l'ideatrice di questo tag, ma se ci sei puoi scriverlo anche nei commenti. Se avete un canale provate a rifarlo nel vostro canale, se volete rispondere a qualche domanda scrivete le risposte giù nei commenti. Mi raccomando, ricordatevi sempre di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. Adesso vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!